Sappiamo che la riscoperta del canto gregoriano affonda le sue radici nella seconda metà dell'Ottocento e poi via via prende sempre più corpo. Può accennare alla storia di questa ricerca e in quest'ambito può dirci quali sono stati i suoi maestri, quelli che lei ritiene siano stati i suoi maestri e può parlarci di loro anche? Allora, il gregoriano, nella forma diciamo più o meno corretta, stabilizzata, viene diffuso tra X e XIII secolo. Alla fine del XII cominciano già alcune riforme legate particolarmente a ordini religiosi. Ma andando avanti nel tempo, XIV, XV e XVI secolo, vediamo come le melodie gregoriane subiscono un processo di semplificazione. Ad esempio, i melismi vengono soppressi. Ma non è solo una semplificazione. Abbiamo un movimento che porta ad un appiattimento, forse. Perché? I canti melismatici sono semplificati, sono tagliati i melismi, ma i canti strettamente sillabici, cioè i canti dove su una sillaba si cantava un'unica nota, questi vengono arricchiti e invece di una nota, spesso su una sillaba troviamo due note. E quindi ciò che era estremamente essenziale viene un po' arricchito, ampliato, ciò che era molto ampio viene invece ristretto, ridotto all'essenziale. E si può dire che nei manoscritti del XV-XVI secolo ormai le melodie non sono più melodie gregoriane, sono di matrice ascendenza gregoriana, ma ormai sono modificate. Ma a partire dal XIV secolo in Francia si diffonde un'altra corrente musicale che viene confusa spesso con il gregoriano, ma non lo è, ed è il cosiddetto canto fratto. Il canto fratto è, allora, il canto gregoriano è un canto diatonico dove le note fondamentalmente hanno tutte più o meno lo stesso valore, dove l'unica alterazione ammessa dai teorici, non dico nella pratica, ma dai teorici, è il solo si bemolle. Il canto fratto, fratto, rotto, perché è costruito su misure ritmiche proporzionali, cioè c'è una nota. Prendiamo comunità, poi può essere il doppio, il quadruplo, eccetera. Ci sono alterazioni diverse dal si bemolle, fa diesis, sol diesis, mi bemolle, molto frequenti. E poi, se nel canto gregoriano l'intervallo più esteso può essere considerato la quinta, un salto di quinta, ci sono anche delle seste, ma sono eccezionali. Nel canto fratto ci sono continuamente salti di ottava, ascendente e discendente. Quindi è veramente un'altra musica che poco per volta ha sostituito il gregoriano. Quindi arriviamo al XVI, XVII secolo, XVIII, arriviamo nel 1800 e sull'ondata romantica, soprattutto in Francia e in Germania, c'è il recupero dell'originale, con un movimento che vuole escludere, sopprimere di fatto tutto ciò che non era identico, non era in rapporto diretto con l'originale o quello che si credeva originale. Per cui, ecco, c'è la ricerca dei manoscritti più antichi, c'è l'estromissione del canto fratto e c'è il recupero di quella che è la linea melodica anteriore alle riforme, avvenute, tra 1400 e 1600 praticamente. Tutto questo, in pieno romanticismo, è portato avanti anche in forza di una motivazione che non ha fondamento storico, ma che ha inciso moltissimo. Il nome stesso, canto gregoriano. Restituiamo a San Gregorio ciò che ha scritto e che non ha scritto affatto. Ma sotto questo impulso, allora vediamo per esempio la nascita delle società di San Gregorio, riviste di San Gregorio,
il canto gregoriano proprio come riferimento all'epoca patristica d'oro. E in questo lavorio, ecco, si affermano prima in Francia, poi in Germania, alcune persone e attraverso singole persone delle comunità, e sono delle comunità monastiche benedettine. Quella che è emersa e ancora oggi conduce un poco la ricerca è l'abbazia di Solem, il cui primo abate, dopo la restaurazione, perché anche la vita religiosa e monachesima erano stati soppressi dalla rivoluzione francese, poi dalle riforme di Bonaparte, insomma, a un certo momento, con il rifiorire della vita monastica, si cerca di congiungere questa nuova realtà riscoperta con le fonti più antiche, perché queste erano, sembravano essere un criterio di garanzia. Siamo nel vero se facciamo tutto quello che era al tempo dei padri, che era la liturgia romana di Roma, quella dei martiri, degli apostoli, quella dei grandi papi, San Leone, San Gregorio. Questo spiega allora l'entusiasmo e la fatica che hanno affrontato generazioni di persone. Allora il punto centrale è stato Solem. Solem con alcuni monaci, il padre Potier, poi il padre Mocoreau. Ma cosa c'è da dire? C'è da dire che anche a Solem, ad ogni generazione di monaci, ci sono state fratture. Non solo perché siamo uomini, ma perché nella ricerca si possono avere opinioni diverse. E anche quando io poi arrivo a dire questa è una melodia gregoriana, sì, ma come la canto? Si canta così, no, si canta così, è meglio così. Insomma, vengono fuori molti problemi. Solem ha avuto il merito di dare alla ricerca un impianto scientifico, con lo studio quasi sistematico delle fonti, cioè i monaci hanno girato per l'Europa fotografando manoscritti, copiando tutte le melodie, collazionando le diverse recensioni e promuovendo anche ricerche in altri ambiti legati alla liturgia, al canto liturgico. Per farlo in breve, noi abbiamo il centro principale, quello che ha dato un'impronta più forte, l'abbazia di Solem. Per citare solo due altri nomi, Peter Wagner, che era professore all'Università di Friburgo, in Svizzera, che è stato il padre della ricerca gregoriana nei paesi di lingua tedesca, e lo si vede soprattutto dalle sue ricerche personali e dalle tesi che ha dato ai suoi allievi. In Italia abbiamo un personaggio molto interessante che purtroppo non è stato apprezzato sempre allora e oggi dimenticato, perché aveva delle idee che non sempre coincidevano con il filone maggiore, ed era un prete di Lucca, Don Raffaele Baralli. Quello che stupisce nella ricerca è che nel momento in cui i monaci di Solem hanno fissato quello che noi chiamiamo il canto gregoriano, prima nel graduale dell'edizione Potier e poi nel graduale dell'edizione Vaticana del 1908, ecco l'antifonale, il graduale i canti della messa, l'antifonale i canti della liturgia delle ore, l'antifonale romano esce nel 912. Quando è stato fissato questo repertorio, praticamente ciò che poteva mettere in discussione l'antichità, l'autenticità, il valore unico di queste melodie, tutto ciò è stato o ignorato o volutamente emarginato. Perché prima ancora della Prima Guerra Mondiale, un altro monaco francese, Raphaël Andoyer, ha pubblicato una serie di articoli sul canto che aveva trovato in alcuni manoscritti di Benevento, dicendo queste sono melodie liturgiche, ma probabilmente appartengono a uno strato musicale, a un linguaggio anteriore al nostro canto gregoriano. E lo stesso Don Mandoyer ha osservato delle vicinanze, delle affinità
tra queste melodie beneventane, ritenute molto antiche, e un gruppo sparuto di codici, solo pochissimi codici che si conoscevano male, conservati a Roma San Pietro. Ma il padre Mucchero, quando negli anni Ottanta del XIX secolo ha visto questi codici, ha detto subito: ah, porcherie, questi sono codici di monaci o canonici che non sapevano più cantare. Questa è una degenerazione assoluta, perché si discostavano da quell'ideale di perfezione. Ma noi sappiamo che ciò che si discosta potrebbe essere una modifica posteriore, una contaminazione, una corruzione addirittura, ma potrebbe essere anche qualcosa di anteriore, come aveva ventilato Andreae, perché Andreae ha detto: quelle melodie romane sono proprio una corruzione, non sono uno stadio preliminare, anteriore. Ecco, di tutto questo non se ne parla più per 40 anni. Sino al 1950, quando Bruno Stablein, che è stato uno dei miei maestri, al Convegno Internazionale di Musica Sacra di Roma, ha riportato all'attenzione degli storici e dei musicisti il problema di quello che lui ha chiamato il canto romano antico. Allora, Stablein ha avuto il grande merito di studiare le fonti. Si può dire anche i Solesmensi hanno studiato le fonti. Sì, ma i Solesmensi poco per volta hanno eliminato ciò che intralciava il loro cammino, praticamente ciò che loro consideravano un decadimento. Mentre Stablein non aveva nessun partito da difendere, ha studiato tutte le fonti cercando di far emergere le particolarità di queste fonti, di queste tradizioni, recuperando quindi il canto romano antico, certi brani che lui attribuisce a degli strati arcaici della musicalità italica, anche celtica, un'ipotesi un po' contrastata, e via dicendo. E si può dire che dal 1950, nella seconda metà del secolo scorso, c'è stata una grande attenzione ai manoscritti, diffondendo facsimili, studiandoli in modo sistematico e soprattutto valutando o dando di nuovo valore alle singole tradizioni. Questo è stato possibile soprattutto nei centri, non tanto più monastici come nell'Ottocento, ma nei centri universitari che sono stati leader in alcuni settori. Per esempio, come già aveva iniziato a Friburgo Peter Wagner, poi abbiamo Stablein, abbiamo Feller, ad esempio a Colonia, Stablein a Ratisbona, prima Erlangen, successivamente ancora oggi Basilea oppure Budapest. Oggi come oggi il centro dove si lavora di più sul canto liturgico è Budapest. Poi c'è ad esempio anche Ratisbona, Regensburg, ma non si è più legati a Stablein, bensì alla figura di David Hailey. Nel mondo, ad esempio, in Inghilterra è curioso perché a Oxford non viene praticato il canto gregoriano, non ci sono cattedre di musica medievale in una certa rilevanza. A Cambridge sì, e c'è tutto un gruppo anche di giovani studiosi che si occupa di canto liturgico. Al canto liturgico dedica attenzione, ad esempio, l'Università di Trondheim, in Norvegia. Non al canto, ma ai testi liturgici. Dedica attenzione ad esempio all'Università di Stoccolma e Uppsala con un grande progetto. Perché, come dicevo prima, sotto la spinta, l'entusiasmo dei monaci solesmensi, l'attenzione si è rivolta a quel repertorio consolidato, cristallizzato nei manoscritti di una certa epoca che noi chiamiamo canto gregoriano. Sono stati però emarginati altri interessi musicali e non solo musicali, anche testuali. In merito, ad esempio, indiscusso della scuola di Dag Norberg, della scuola di filologia medio-latina di Stoccolma e poi anche di Uppsala, è l'indagine su un mondo estremamente interessante e ricco dal punto di vista testuale e musicale, è il mondo dei tropi. I tropi sono composizioni che arricchiscono
praticamente tutto il repertorio liturgico tradizionale, tranne gli inni, che hanno una storia a sé, perché noi oggi, se andiamo in una liturgia, cantiamo all'inizio di ogni ora un inno. L'inno nella liturgia di Roma entra alla fine del XII secolo. Prima non veniva cantato a Roma, a Milano sì, a Roma no, in molte parti d'Europa non era cantato. Allora, gli inni però sono entrati poi nel repertorio e si studiavano. I tropi no, i tropi non sono quasi mai stati studiati, ci sono stati singoli ricercatori in Francia, Gérold, Aubry, ma poche persone singole. Merito della scuola scandinava è quello di aver istituito uno studio sistematico dei tropi medievali, tropi liturgici medievali, che interessano tutti i canti, ad esclusione degli inni. Che significa? Il tropo può essere, diciamo, di tre nature. Può essere semplicemente un segmento musicale che viene inserito in un brano liturgico. Io ho un pezzo che ha cinque sezioni e alla fine di ogni sezione canto un piccolo melisma, un vocalizzo. Questo è un tropo. Oppure, prima di un pezzo, io metto un'introduzione. Oggi celebriamo Santo Stefano, uniamoci agli angeli cantando la gloria del martire, una specie di introduzione. Ecco, questo è un tropo. Allora abbiamo tropi solo musicali, tropi che sono nuovi testi con nuove musiche, e poi abbiamo dei tropi particolari che interessano i canti ricchi di melismi. Perché dove si canta un melisma, a un certo momento si prendono tutte le note e ogni singola nota viene messa su una sillaba di un nuovo testo. Kyrie fons bonitatis pater ingenite, a quo bona cuncta procedunt eleison. Kyrie e eleison è il testo originale. Le note che erano sopra il testo intermedio erano le note del vocalizzo su Kyrie. Kyrie, eccetera. Ecco, invece di cantare sotto questi lunghi vocalizzi si mettono testi nuovi, che sono di estremo interesse, che però erano poco conosciuti e affatto studiati. Ora, la scuola scandinava ha avuto il grande merito di studiare tutto questo repertorio in modo sistematico e di pubblicarlo in vari volumi. Poi ci sono altre imprese editoriali di grande interesse legate ai tropi, per esempio quella dedicata ai tropi di Area Beneventana, dove alcuni pezzi sono probabilmente di Benevento, molti pezzi sono di Roma, ma a Roma sono scomparsi e si trovano oggi solo nelle fonti beneventane in base a quella legge molto particolare dell'irradiamento culturale, legge che dice le aree periferiche ricevono tardi il prodotto del centro, ma quando lo ricevono non lo mollano più. E quindi Roma in quanto centro è andata avanti a sviluppare, a modificare, ad arricchirsi, a cambiare. Invece Benevento ha mantenuto molti brani romani. Ecco, a livello di ricercatore io ho avuto quindi come mio maestro Bruno Steven, il quale anche ha iniziato una ampia collana, ma sono usciti purtroppo solo una decina di volumi. Lui ne aveva programmati almeno 30 sulla carta, ma pensava, sognava a 50-60 volumi di melodie inedite, perché quello che noi abbiamo pubblicato è poco, pochissimo, rispetto a ciò che esiste. E poi un secondo grande maestro che ho avuto in Germania è stato Marius Schneider. Ecco, se Stäblein mi ha insegnato a studiare le fonti e andare alle fonti, perché non basta dire
Questa fonte è stata studiata da Peter Wagner, che era il maggior gregorianista del tempo, quindi se l'ha studiata lui. Sì, ma oggi abbiamo altri criteri metodologici, altre possibilità di ricerca, abbiamo altre suggestioni da discipline parallele, per cui lo stesso oggetto visto da persone diverse in tempi differenti, questo stesso unico oggetto può dire cose nuove, per cui bisogna studiare le fonti. Ecco, invece da Mario Schneider ho imparato soprattutto a studiare i confronti, cioè a fare quello che si chiama una volta la Vergleichende Musikwissenschaft, cioè la musicologia comparativa. Allora io ho portato questa metodologia di ricerca sull'ambito liturgico musicale e oggi, come oggi, è molto diffuso questo modo di approccio. Un tempo si studiava un brano gregoriano, al limite si guardava cosa dicono i codici gregoriani di questo pezzo, ci sono delle varianti. Oggi è difficile che ci si fermi a questo criterio. Si studiano certamente i codici gregoriani, le varianti, tutto quel che si vuole, ma ci si chiede: questo brano, a livello di testo e o di melodia, cioè la melodia congiunta a questo testo o questa melodia su un altro testo, non è per caso presente in un altro repertorio? Allora, facilmente si dice gregoriano romano antico, ma poi si può avvicinare all'ambrosiano, e poi al beneventano, poi all'ispanico. Ecco, studiare questo pezzo gregoriano da solo è una cosa. Nel confronto con le altre testimonianze parallele, questo pezzo risalta molto di più. Si possono vedere dei meccanismi di trasmissione e modifiche oppure persistenze di alcuni moduli arcaici. Si può arrivare a delle conclusioni che l'esame di un unico pezzo circoscritto al suo ambito culturale ristretto non permettono di raggiungere. Una grande primavera della ricerca gregoriana è congiunta a un nome tecnico che è semiologia. Perché non è che tutti studiassero solo paleografia, ma chi si interessava di gregoriano certamente voleva, in base alla scrittura, alla forma dei segni musicali, voleva soprattutto individuare l'origine. Dove è stato scritto questo codice con questi segnetti? E questi piccoli geroglifici a quale epoca cronologica possono essere attribuiti? Per cui allora si dice, ecco, questa è notazione messina, da Metz. Ma poi abbiamo una notazione messina italica, comasca, che in parte è identica, ma in parte poi viene modificata. Allora dove stanno le modifiche? Quali sono i segni che ci permettono di dire questo è un codice che proviene da quest'area geografica in questo preciso terzo di secolo o metà secolo? Ora, proprio i monaci di Solesmes, non solo loro, ma in particolare i monaci di Solesmes, Potier, Mocro e poi Thomas e Cardin, hanno pensato spesso a un fenomeno che sorprende chi studia la tradizione manoscritta. Prendiamo due suoni, un suono basso e un suono alto. Questi suoni sono congiunti da una linea ed è un suono che sul piano grafico si chiama PES. Upodatus. Pes podatus è un segno che indica un suono basso e un suono alto, sulla medesima sillaba, direttamente uno dietro l'altro. Allora, dei codici scrivono così, altri codici scrivono così, altri così. Insomma, ci sono 5, 6, 7 forme per scrivere delle figure elementari di due o tre note.
Allora la domanda che ci si è posti è: ma perché ci sono forme grafiche diverse? E si è giunti alla conclusione che queste forme grafiche diverse, cioè la modifica di un segno fondamentale, ha un significato interpretativo. Ad esempio, se io le due note le scrivo così, anche l'atto dello scrivere è scorrevole, potremmo dire veloce. Suono due note leggere, non ci si sofferma, si va avanti. Se io scrivo invece con un bel angolo, non posso essere così snello. E di fatto questo è il pes rotondo e questo è il pes quadrato che indica la dilatazione di due suoni. Poi c'è il problema di quanto si dilatano, ma intanto c'è questa differenza. Ecco, la semiologia studia il carattere dei segni, non solo in riferimento all'origine, quando, dove, ma perché si mette questo segno e non un altro segno. Fino a che periodo segni diversi indicano realtà musicali diverse? Per esempio, un conto è se io canto puer o puer. Per esempio, questo pes quadrato dilata le due note ed è un segno che si trova sempre su note, su sillaba tonica, sillaba accentata, puer, quindi sul pu o questo segno, e sono note modalmente importanti. Infatti, in questo canto, puer, sol, re, c'ho la tonica e la dominante, le due note strutturali fondamentali di una melodia. Ecco, la semiologia entra nel vivo della trasmissione. Per cui, grande merito del padre Cardin, che ha ereditato il bagaglio culturale di Pottier e di Mocoreau, è stato quello di avere fatto un sistema, scritto una grammatica con connessioni logiche, cioè non erano solo delle osservazioni così fuori testo, casuali. No, lui ha studiato tutto in modo sistematico, tutti i segni nelle principali grafie, vedendo soprattutto la concordanza. Ciò che un segno indica a San Gallo, in Svizzera, un segno grafico diverso indica, non so, in regione francese, del nord, del sud. E questa è una grande scoperta di questa, di questo impianto logico e pieno di coerenza della scrittura musicale, che ha portato alla fioritura di studi a livello semiologico. Ma lo studio del gregoriano non può limitarsi alla sola semiologia o ai soli manoscritti. Deve cercare di partire dal dato liturgico, un brano, quando si canta. Perché è stato scelto quel testo? Al limite, lo stile. A quale momento liturgico corrisponde? Qual è la funzione di questo pezzo all'interno dell'azione liturgica più vasta? Poi bisogna studiare allora i neumi, questi segni, cosa indicano? Uno svolgimento snello, trattenuto, delle note importanti che vanno sottolineate. Bisogna studiare tutto in modo assai accurato. E poi, paradossalmente, bisogna cantare senza più pensare a nulla, ma solo cercando di pregare. Perché se io mentre canto dico puh, oh, un pes quadrato, allora di lato, non si canta più, diventa una cosa deforme. E io mi ricordo, e ci ho pensato spesso, sono andato a salutare padre Cardin la sera prima che partisse per Solèm, perché lui insegnava a Roma, poi è partito per stabilirsi definitivamente di nuovo in comunità. E proprio in quel momento stava mettendo in valigia una serie di dischi CD, così. Ha detto: oh, che bei dischi! Cosa sono? E poi il mi ha detto: sono esecuzioni di canto gregoriano, alcuni di miei allievi, altri non sono miei allievi. Tutti dicono di cantare secondo la semiologia di padre Cardin. Ma io non mi riconosco in nessuno di questi. Perché un conto è la semiologia teorica, un conto è digerire, assimilare i principi della semiologia, tenerli presenti,
ma poi cantare come bisogna cantare. Perché? E qui forse un altro ambito di domande, ma è la risposta fondamentale. Che cos'è il canto gregoriano? Il canto gregoriano non è musica. Il canto gregoriano non è canto. Il canto gregoriano fondamentalmente è preghiera. Poi preghiera in musica, in canto, ma non è canto. Per cui l'ultima istanza che giudica sul canto gregoriano è la preghiera. Si prega, si aiuta a pregare, allora sì, altrimenti per alcuni non avrebbe nemmeno più senso occuparsene, sarebbe solo un'operazione più o meno archeologica. Posso chiedere una precisazione su questo? Perché leggendo un suo libro, proprio a proposito di questo, una sua frase mi ha colpito in maniera particolare. Diceva: al cantore gregoriano si richiede in primo luogo la capacità di pregare in adorazione nella dimenticanza del fatto musicale. Ecco, questo però, quando lo si vive, è paradossale, nel senso che comunque io devo passare attraverso, come diceva lei, lo studio approfondito. Oggi sì, io credo che oggi noi siamo obbligati a passare attraverso lo studio, uno studio anche minuzioso, a volte noioso, perché non viviamo più in quel contesto. Ma se noi vivessimo, mettiamo, in una comunità monastica che tutti i giorni canta 8 ore gregoriano, dopo un po' non ci faremmo più nessun problema. Mia moglie fa la collezione di CD gregoriani. Credo che ne abbia oltre 500. Ogni tanto ne mette su uno, poi mi dice: chi è? Beh, dico, non vado mica a lasciare a doppia. Non so chi è. Però so dire, questo è un coro monastico, questo è un coro mercenario. Io faccio questa distinzione di massima. Nel senso che ci sono dei cori monastici che traballano un po', però si avverte che c'è qualcosa di più. Ci sono dei cori che cantano con una intonazione precisa, ammesso che non siano manipolati dopo l'incisione, perché anche quello succede. Possono avere intonazione precisa, vocalità stupenda. Dal punto di vista, non so, a un concorso prenderebbero 10 con lode, però alla fine no. Sente, dice, boh, tutto qui. Dico, niente. È come la perfezione del computer, dove non si può rimproverare al computer nulla, fa tutto. Però ci manca l'anima. E non bisogna far diventare lo studio l'alibi per non dare spazio all'anima. Dico, tanto studio. No, tanto cerco di pregare. Poi non so nemmeno se prego, ma il mio interesse non è l'esecuzione. Quello non ha nessun senso. Se io insegno, devo insegnare le cose nel modo giusto e devo pretendere che un mio studente, quando fa un'esecuzione, me la faccia giusta. Ma questo è un momento transeunte molto breve. E quando uno mi dice, per esempio, sono andato a Zagabria e poi sono andato a Rosenberg, nella Repubblica Slovacca, e ho sentito in queste due città due cori diretti da due mie ex allieve. E qualcuno mi ha detto, ma non canta mica secondo il tuo stile? Ho detto, per fortuna, io non devo mica allevare pappagalli. Cioè, fondamentale è lo studio, cioè la cognizione, il sapere con profonda convinzione quello che si fa. Conoscere quindi il testo, il momento dell'azione liturgica, aver superato tutti i problemi tecnici, intervalli, altre cose, sapere da un'analisi forse fatta a tavolino, perché l'analisi reale si fanno ascoltando e cantando, non a tavolino. Comunque vengano anche quelle a tavolino, se uno non è ancora in grado di farlo in modo diverso. Io analizzo, ascolto, dico, queste sono le note perno, come quando noi camminiamo.
mi devo appoggiare, non volo, cammino. Però quando noi camminiamo, non camminiamo così. Quando io cammino, nel momento in cui appoggio il piede, lo alzo. C'è una dinamica. Non si cammina così. E così è il canto. Ma che poi uno mi canti in un modo o nell'altro, questo è secondario, anzi un bene. Adesso non dico che devono cantare tutti necessariamente in modo diverso, ma non essere ossessionati, canto in modo diverso dal mio maestro, quindi canto male. No. Se fai il pappagallo, canti male. Quindi bisogna anche rischiare. Può darsi che ascoltando un'esecuzione uno dica, ma a me non piace, ma non è questione di piacere. Infatti l'autenticità non è arrivare a eseguire la melodia su un testo critico che non viene recuperato, come si cantava nel, non so, 912 a San Gallo, perché non, se lo cantassimo in quel modo non potremmo mai dimostrarlo. L'autenticità nel canto liturgico è il momento in cui il canto esprime in verità la fede che vivo e riesce a coinvolgere un altro. Allora è autentico. Se no è un'esecuzione da teatro. Per cui dico, le esecuzioni possono essere monastiche in senso ampio, cioè monastiche monos, dove l'unica attenzione è il buon Dio, il senso dell'adorazione, la preghiera, oppure mercenario, o per soldi, o perché uno vuole il successo, allora fa del canto l'esibizione, invece di mettersi a servizio si serve. Come succede? Perché purtroppo tutte le realtà umane sono soggette a questa fragilità, possono andare molto ambigue.